10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Buon anno nuovo! Signore e signori, lo so che sembrava impossibile, non ci credevamo più, ma ce l'abbiamo fatta veramente. Siamo usciti da questo anno maledetto 2020, ciao, a mai più rivederci. Già solo questo è un motivo per festeggiare, siamo sopravvissuti al 2020, non è cosa da poco. Dopo che l'anno è iniziato con gli incendi in Australia, una pandemia globale, il movimento Black Lives Matter ed è finito con uno splendido terremoto qui a Milano, direi che adesso siamo a posto per un po'. Abbiamo condensato in un anno tutte le tragedie globali che di solito succedono nell'arco di 20 per celebrare il fatto di essere sopravvissuti. È il momento di fare un video classico che faccio ogni anno ormai dal 2015 e quest'anno lo fa anche Ron con me, a quanto pare. Grazie Ron. Oh mio Dio. Recap del mio anno. Gennaio. Il mio gennaio in realtà è iniziato in modo abbastanza energico. Ovviamente ero nel bel mezzo della sessione invernale di esami, quindi quello non è stato molto divertente. Un mese di super studio. Per fortuna avevo solo 3 esami, quindi non me la ricordo come una sessione troppo traumatica. Gli esami sono andati bene, la sessione è finita. Insomma, sembrava un mese come un altro. L'anno è iniziato anche un po' simbolicamente con un nuovo colore di capelli. Una cosa classica da anno nuovo. L'unica altra cosa degna di nota di gennaio è che è successo un vero e proprio miracolo, e cioè che Ron sta per entrare in una pianta. No, Ron, lascia la mia pianta, grazie. La vorrei far sopravvivere una pianta per una volta, Ron. Per forse la prima volta in vita mia ho effettivamente realizzato i miei propositi per l'anno nuovo. E qual è il proposito più classico di tutti? Ovviamente quello di fare sport, di prendersi un po' più cura del proprio corpo, che di solito dura le prime 2 settimane di gennaio e poi adios. Invece quest'anno sono partita a gennaio con un'estrema carica e, incredibile ma vero, ho effettivamente mantenuto il proposito per tutto l'anno. Quindi è veramente il primo anno in vita mia che riesco a fare sport da casa per davvero, e per davvero intendo non tipo una volta ogni 3 mesi, ma effettivamente 2-3 volte a settimana per tutto l'anno. Quindi brava Emma, forse ci voleva veramente una pandemia, una rivoluzione globale per riuscire a farmi fare sport, però se è questo che ci voleva, almeno una cosa utile l'ho imparata. Febbraio è sempre un mese un po' speciale per me perché sono un Aquarius baby e quindi c'è il mio compleanno. Il mese è iniziato andando a Ferrara a trovare la mia famiglia perché c'era anche il compleanno di mia mamma, che è l'8 febbraio, e ne ho approfittato per festeggiare il mio 22esimo compleanno in compagnia delle mie amiche. Il giorno vero e proprio del mio compleanno invece poi l'ho passato qui a Milano perché avevo lezione all'università, sì, molto divertente. Sono ricominciate le lezioni e quindi la giornata del mio compleanno in sé è stata abbastanza normale. L'ho cominciata andando a prendermi la colazione fuori e poi la sera io e Giovanni siamo semplicemente usciti in un locale qua a Milano. Il mio compleanno è il giorno prima di San Valentino e quindi Giovanni ha organizzato un mini weekend per noi due in montagna. Io volevo vedere la neve, ho visto la neve e sono stata contenta. Un weekend solo noi due, molto rilassante. Giovanni mi ha fatto una sorpresa carinissima. Marzo. Il mese è iniziato come un mese qualsiasi. Ero a Ferrara per il compleanno della mia amica Carolina. Siamo andate io e lei per una giornata al mare, ho passato semplicemente del tempo con i miei genitori, con le mie amiche, siamo andate al bowling. Sembrava veramente un momento come un altro. Quello che non sapevo però è che sarebbero stati i miei ultimissimi momenti di libertà veramente normali per quest'anno, perché da lì in poi sappiamo tutti benissimo cosa è successo. Cioè sono tornata a Milano e letteralmente il giorno dopo hanno bloccato prima la Lombardia e poi tutta l'Italia in un gigantesco e inimmaginabile lockdown nazionale. È stato un periodo veramente stranissimo. Ripensandoci adesso non so neanche bene come descriverlo, perché sicuramente chiunque l'ha vissuto in modo un po' diverso. Io so solo che l'ho vissuto con una confusione generale altissima. Mi trovavo qua in casa mia ma da sola. Giovanni, che vive qua con me, era bloccato fuori città per lavoro. Quindi ho passato le prime 3 settimane di lockdown qui da sola, nel periodo in cui letteralmente ogni giorno si accendevano i telegiornali, sembravano esserci sempre solo pessime notizie e ancora più paura, e non si capiva veramente niente di cosa stava succedendo. Quindi sono state, devo dire, settimane stranissime quelle. Nel frattempo c'è stato il compleanno di mio papà a distanza e ho sentito spessissimo comunque le mie amiche, i miei genitori su FaceTime, il che è stato immensamente d'aiuto, perché in quel periodo davvero ormai un'interazione col fattorino delle pizze era una cosa
emozionante la volta a settimana che prendevo una pizza. Mi sentivo wow, vita sociale livello 100. Aprile, il lockdown continua, però Giovanni è tornato, il che ha cambiato totalmente il modo in cui io personalmente l'ho vissuto, perché avere anche solo un altro essere umano da poter vedere ogni giorno, non attraverso uno schermo, mi ha fatta sentire molto meno sola in questa cosa stranissima. E quindi, sebbene la vita normale sia sempre un po' mancata, abbiamo trovato un po' dei modi di passarcele, quindi non so, una serata sushi a domicilio, oppure ci siamo inventati questa piccola tradizione degli aperitivi casalinghi della domenica. Abbiamo fatto, come credo tutti più o meno in quel periodo, una super maratona di Harry Potter. Sono stati mesi in realtà non del tutto negativi, in cui credo... Oh my... Ron, cosa hai fatto? Credo, nonostante la fatica, di aver imparato moltissime lezioni preziose, ma di questo ne parliamo alla fine. Maggio, un mese pienissimo, quindi qui la quarantena in realtà era l'ultimo dei miei pensieri più o meno, perché sono finite le lezioni del mio terzo anno di università, quindi ho finito ufficialmente il mio corso di laurea triennale, il che vuol dire che è iniziata la mia ultima sessione estiva, quindi maggio è stato un mese di studio e di esami terrificanti, tra cui diritto privato, che è stato assolutamente il terrore di quest'anno, ma ce l'abbiamo fatta. Giugno, è finito il lockdown nazionale. Ai primi di giugno hanno liberato tutti, c'era un sacco di euforia, sembrava un sogno, sembrava che fosse tutto finito. Io in realtà ho continuato fino a metà mese a restare assolutamente reclusa in casa, perché ormai ero nel pieno della sessione estiva, quindi essere in lockdown o meno ormai faceva pochissima differenza. Quindi ho finito tutti i miei esami e la soddisfazione di finire quell'ultimissimo esame è stata impagabile. E la cosa ancora più bella di giugno è che io e Giovanni siamo potuti tornare a Ferrara dalle nostre famiglie dopo 4 mesi. Il riabbracciarli dopo 4 mesi è stato bellissimo. Bellissimo, veramente un momento felice. Ho potuto dare a mio papà il suo regalo di compleanno, finalmente. Giusto un po' in ritardo. Ho rivisto le mie amiche, anche quello non sembrava vero. Io e Giovanni abbiamo fatto un mini weekend al mare, è stato bellissimo. C'eravamo veramente solo noi due in spiaggia, più o meno, nella zona di Rimini. E abbiamo avuto veramente un piccolo assaggio di normalità, o meglio di questa nuova normalità. Mascherine, tantissime differenze, però in quel momento sembrava oro. Già solo fare un po' di commissioni, andare un giorno al ristorante, veramente wow. Luglio, nel frattempo, in tutti questi mesi, oltre agli esami, all'università e al lockdown, c'era un'altra cosa a cui stavo lavorando in sottofondo, e cioè allo scrivere la mia tesi di laurea, una cosa che veramente pensavo non sarei mai riuscita a completare, mi sembrava assolutamente impossibile. E invece a luglio sono riuscita ufficialmente a finirla, a inviarla al mio professore e a ricevere l'approvazione. Quindi a luglio ho ufficialmente finito le cose universitarie, avevo finalmente il permesso di laurearmi, anche quello in effetti è stato un grosso peso che mi sono tolta. Nel frattempo c'è stata anche la laurea della mia migliore amica, a cui non potevo assolutamente mancare, e poi finalmente vacanza vera, ero libera. In realtà appunto nei mesi di luglio e agosto non avevamo nessuna intenzione di andare in vacanza, quindi luglio l'ho passato semplicemente rilassandomi, il che è stato in realtà fantastico, ci voleva proprio qualche mese un po' tranquillo dopo la fine degli esami e della tesi. Agosto, esattamente uguale. Relax per Milano, passeggiate, guardarmi film, serie TV, andare a Ferrara a trovare la mia famiglia, di sangue e non. Settembre, questo è stato invece un mese super pieno. Proprio all'inizio del mese, intanto, io e Giovanni abbiamo fatto la nostra famosa vacanza, che non abbiamo fatto nei mesi più pieni di estate. Non c'era nessuno in giro, è stata proprio bella e rilassante come vacanza. Siamo stati in Sardegna insieme, io non c'ero mai stata. Dopo i mesi di reclusione in casa, essere all'aperto, essere da qualche parte in viaggio, ha dato una sensazione di libertà che veramente mi era mancata. Quindi dopo questa vacanza inaspettata, che in realtà fino all'ultimo non pensavamo neanche di poter fare, siamo tornati qua a Milano e io da lì non mi sono più o meno più fermata, perché ho fatto una super corsa da pazza tornando in anticipo a Ferrara ed essere lì per i compleanni di mia cugina Nicole e di Lucia. E poi invece sono corsa di nuovo qua a Milano, dove è successa una cosa importantissima, forse una delle due più importanti di quest'anno. Abbiamo adottato un gattino, Ron, lo conoscete benissimo ormai. Lo stavamo cercando dall'inizio dell'anno, abbiamo trovato questa cucciolata indesiderata e volevano sbarazzarsene, e quindi abbiamo deciso di adottarlo e ce ne siamo innamorati all'istante. Quando l'abbiamo trovato aveva meno di 2 mesi, era minuscolo veramente, ma è stato così bello e prezioso, a maggior ragione per quello, vedere come è passato dall'essere così diffidente e spaventato da noi al fidarsi completamente e al creare con noi un legame. Veramente da quando c'è lui la nostra vita non è più la stessa, è impossibile annoiarsi con questa bestiolina in giro per casa. Poi abbiamo portato Ron a Ferrara a conoscere tutti, è stato il compleanno di Giovanni e poi il nostro anniversario, quindi abbiamo fatto un doppio festeggiamento. Ottobre, l'inizio ufficiale del mio nuovo corso di laurea magistrale, perché sì, questa pazza ragazza si è di nuovo lanciata in un'altra cosa di cui si pentirà a breve. Dopo la laurea triennale ho deciso di continuare con un corso di laurea magistrale e quindi a ottobre sono cominciate le lezioni di un nuovo corso, quindi era proprio un po' un nuovo inizio. È stato bello, un'occasione per seguire nuovi corsi, stringere amicizie,
amicizie e anche per tornare un po' alla normalità, perché in quel periodo le lezioni erano un po' in presenza e un po' a distanza online, quindi è stato bello proprio anche tornare all'università dopo tutti questi mesi. Nel frattempo incombeva su di me la laurea, quindi ho cominciato disperatamente a preparare il mio discorso di laurea e a sclerare, perché la laurea si avvicinava. Novembre, è successo veramente, mi sono laureata, l'altra cosa importante di quest'anno. Ero terrorizzatissima ed è stato bellissimo e preziosissimo poter tornare a Ferrara e passare la giornata con i miei genitori, anche se i festeggiamenti ovviamente sono stati per forza di cose un po' ridotti, però non potevo desiderare nulla di più. Sono stata in compagnia di Giovanni, dei miei genitori e di poche amiche strette e veramente non avrei potuto passare una giornata migliore di così, del tutto indimenticabile, a maggior ragione perché è arrivata alla fine di un percorso che è stato lungo, travagliato, la conclusione dei miei primi anni qui a Milano e un'esperienza di vita importante. Però la parte amara dopo la laurea è stata che siamo tornati qua a Milano e hanno bloccato di nuovo tutto, dividendo l'Italia in zone, e quindi siamo tornati chiusi in casa. Però devo dire che questa volta, rispetto al periodo iniziale di lockdown, io personalmente l'ho vissuta in modo totalmente diverso, proprio perché intanto un po' l'avevamo già fatto, ormai non sembra neanche più una cosa nuova, ci siamo anche quasi abituati a questa strana nuova routine, e anche perché adesso fa tutto un po' meno paura rispetto all'inizio, quando veramente non si capiva cosa stava succedendo e ci si sentiva completamente persi. Un po' di meritato relax post laurea, videochiamate a volontà con le mie amiche, e in realtà il mese è finito in modo iper stressante perché ho avuto delle settimane veramente in cui mi sono resa conto che sì, mi ero laureata, ma nel frattempo avevo trascurato completamente lo studio per la magistrale, perché la mia mente era stata totalmente in modalità laurea. Quindi mi sono detta ok, forse è ora di cominciare a studiare per la sessione, e quindi eccomi qua. Ti devo dire che è stato un periodo anche lavorativamente molto intenso, però è stato anche un mese di grandi soddisfazioni. Dicembre, il compleanno della mia migliore amica, le ho fatto una sorpresa a distanza visto che non potevamo passarlo insieme. Sono finite le lezioni online del primo semestre, quindi adesso si entra in piena modalità di studio per gli esami, e poi tutto il periodo prenatalizio in cui come al solito si decora l'albero e la casa, si impacchettano regali. E poi è stato bellissimo perché siamo tornati a Ferrara per le feste. Non abbiamo ovviamente potuto fare niente di quello che facciamo di solito, cioè appunto le feste, i cenoni, queste cose qui, però pensavamo addirittura di non poter tornare a casa, quindi è stata una sorpresa finale inaspettatissima che ha reso la conclusione di quest'anno speciale, anche se appunto molto diversa da come di solito questo periodo delle feste. Quindi un Natale un po' sottotono, come sicuramente è stato sottotono il Capodanno, ma vabbè, abbiamo festeggiato in casa letteralmente così. E ta-da! Eccoci qua, è finito l'anno e siamo ufficialmente nel 2021. E che dire se non 2021, confidiamo in te, perché il 2020 è stato veramente assurdo, è l'unica parola che mi viene in mente per descriverlo. Devo dire che però personalmente, comunque, nonostante tutte le cose pazzesche che sono capitate, non è un anno da cancellare totalmente dal calendario. È stato un anno innanzitutto in cui sono successe per me nella mia vita personale due cose importantissime, e cioè che Ron è entrato nelle nostre vite, che mi sono laureata, quindi è comunque stato un anno che ha avuto dei momenti importanti e speciali che non potrei mai dimenticare. Un anno sicuramente pesante e faticoso, che non vedo l'ora di lasciarmi alle spalle, non fraintendetemi, però come al solito credo anche che anni del genere possano insegnare qualcosa. Io sicuramente una delle cose più preziose che ho imparato è come bastarmi di nuovo, perché l'anno scorso in realtà ho avuto un momento in cui qua a Milano mi sono sentita molto sola, in cui mi è molto mancata la mia città natale, mi sono mancate le mie amiche, la mia famiglia, e quindi quest'anno in realtà è stato un grande risveglio per me l'essere obbligata a stare lontana da loro per così tanti mesi, e mi ha ricordato che in realtà anche da sola riesco a essere felice e che non ho bisogno di conferme di altri per sapere chi sono. Nonostante le difficoltà e i momenti di pausa e di blocco, sono andata avanti il più possibile per la mia strada e ho raggiunto tanti traguardi importanti, quindi so che sono in grado di superare l'avversità, che anche da soli bastiamo, per quanto poi non sia meraviglioso, a maggior ragione quando siamo felici e sereni con noi stessi, quando possiamo poi tornare a abbracciare e passare del tempo con le persone che amiamo di più. Quindi ho imparato forse che non sono davvero mai sola e che la mia felicità in realtà da tantissimi punti di vista dipende da me. Spero di non dimenticarmelo quando avremo di nuovo accesso alla nostra libertà e ai piccoli lussi che prima davamo così tanto per scontati. Questo è stato il mio 2020. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come è stato il vostro anno, questo assurdo assurdo anno. Se c'è stato almeno un qualche piccolo lato positivo, una lezione importante che avete imparato che vi porterete dietro, fatemi sapere i vostri propositi per il 2021 e cominciamo questo nuovo anno insieme e vediamo.